La nostra esperienza nelle aree di montagna come quella in cui ci troviamo adesso è quella del coinvolgimento del territorio nella scelta e nella valorizzazione delle attività e delle ricchezze che il territorio può offrire a fini produttivi. E quindi secondo noi c'è una grossa opportunità per rimanere su questi territori, quindi non abbandonarli, recuperando le tradizioni locali, mantenendo il territorio, appunto magari ritornando alle occupazioni dei nostri nonni, quindi ritornando all'agricoltura, oppure promuovendo il turismo sostenibile. Questi territori sono molto ricchi di bellezze naturali, anche qua in Friuli siete in prima fila in questo senso, e la promozione magari di un turismo lento legato appunto alle eccellenze enogastronomiche o alla bellezza dei paesaggi è sicuramente una cosa su cui le istituzioni possono puntare. Noi stessi abbiamo un bando per la promozione delle piste cicloturistiche che è stato ripreso dal Ministero proprio per finanziare questo tipo di mobilità e portare un indotto sul territorio.